Eccola alle mie spalle l'enorme struttura che da giorni oramai regna incontrastata nelle acque di San Foca, a pochi chilometri dalla costa. Il faraonico gasdotto che dovrebbe portare il gas dal Mar Caspio sta creando grande malessere e preoccupazione fino a quando non si avranno notizie certe in tutti i cittadini del territorio. Come potete vedere, il maltempo rende ancora più spettrale una visuale che poco ha a che fare con la bellezza incontrastata della natura del Salento. Non hanno nessuna intenzione di stare a guardare, così danno vita al comitato che in poco tempo conta già oltre 1000 adesioni. Preoccupa e non poco il progetto della multinazionale TAP. La paura è che questo tratto di costa tra i più belli del Salento possa essere ferito irrimediabilmente. Scatta quindi la mobilitazione dei cittadini e delle associazioni ambientaliste sulla rete e per le strade. Il profilo Facebook creato ad hoc è diventato ormai il posto dove lasciarsi andare alle esternazioni di malessere, ormai diventato generale, perché quando c'è da difendere il territorio anche dagli interessi di pochi, sono innanzitutto i cittadini a muoversi e a porre domande chiare alle quali pretendono risposte altrettanto esaustive. TAP, lo ricordiamo, ha avviato il 24 gennaio scorso un sondaggio marino vicino alla costa. Lo scopo dell'indagine è quello di raccogliere campioni dal fondale marino lungo il possibile percorso del gasdotto che prevede di portare il gas dal Mar Caspio sino all'Italia meridionale. Un progetto che cittadini e associazioni vogliono fermare perché dovrebbe concretizzarsi su un'area protetta. Non convince affatto l'intenzione di TAP di ridurre la progettualità ai soli 5 km da percorrere nel comune di Melendugno, così la questione verrà affrontata nel pubblico incontro di giovedì 16 febbraio presso il Museo Cinema Paradiso.